Vertigo in Ateneo ci piace perché ci unisce. Vertigo in Ateneo ci piace perché ci immerge in un mondo sospeso tra realtà ed illusione. Vertigo in Ateneo ci piace perché ci avvicina al cinema di alta qualità e va oltre il mondo accademico. Vertigo in Ateneo ci piace perché ci ha insegnato a guardare i film con un occhio critico e a leggere i dettagli che si nascondono in essi. Vertigo in Ateneo ci piace perché ci fa riscoprire il cinema, la società e la nostra umanità. Vertigo in Ateneo è una rassegna che nasce sulla base di un progetto di ricerca che è stato finanziato dall'Università della Campania circa 4 anni fa e aveva come oggetto la storia della follia nel Mezzogiorno d'Italia. Una pagina gloriosa della storia della medicina e un po' trascurata. Quanto di buono era stato fatto dai medici partenopei per la cura dell'alienazione mentale, penso a Miraglia, penso a Ferrarese, era stato completamente oscurato dal mito di Lombroso. Noi abbiamo riscoperto queste pagine significative, abbiamo frequentato i manicomi della Campania, abbiamo valorizzato le cartelle cliniche che sono dense di storia, di dolore. E devo dire è nata anche subito una collaborazione tra la nostra università e la sovrintendenza archivistica e bibliografica della Campania, che ha immediatamente colto il nostro spirito di ricerca, si è attivata e con un cospicuo finanziamento del Ministero della Cultura è riuscita a recuperare centinaia e centinaia di cartelle cliniche dei manicomi della nostra regione. Innanzitutto il Leonardo Bianchi e soprattutto poi la Maddalena di Aversa. Abbiamo dato la piena disponibilità come sovrintendenza a partecipare in partenariato a questa lodevole iniziativa che insomma mette in attenzione quello che non è soltanto la follia nel cinema, ma ha consentito anche alla sovrintendenza di poter incunearsi, trovare uno spazio per raccontare lo sforzo che ormai da anni facciamo per il recupero delle cartelle cliniche dei manicomi della Campania. Ecco, questo lavoro della sovrintendenza è un lavoro soprattutto di restituzione in giustizia di quelle che sono state i dolori di questa umanità reietta, di questa umanità esclusa, che probabilmente per motivi non soltanto legati ad una patologia, perché ci sono tanti casi in cui il recluso non era un malato psichiatrico, quindi una restituzione di una memoria in giustizia di uomini, donne e anche bambini che hanno vissuto la loro vita all'interno di mura e molto spesso in quelle mura sono anche morti. La ricerca deve essere divulgata ai nostri studenti, ma anche ai ragazzi delle scuole superiori, al Ministero della Cultura, alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, che ha voluto finanziare questa seconda attività progettuale e nasce Vertigo in Ateneo. Siamo rimasti molto sorpresi da questa rassegna cinematografica Cinema e Follia, in quanto tema molto attuale e coinvolgente. Nel corso di Scienze e Filosofia Politica, in particolare, studiamo anche la relazione che c'è, no, con la follia, in che modo questa si presenta nella realtà. E ovviamente studiandola solamente da un testo oppure seguendo solamente le lezioni magari resta una cosa fissa, statica. Per vederla appunto sul piano cinematografico, che è una delle arti, rende di più l'idea, quindi è più efficace. Avvicineremo i giovani al cinema di qualità e soprattutto sarà l'occasione per introdurre al cinema, alla cultura dell'audiovisivo, alla narrazione di film, dei ragazzi che potranno confrontarsi con critici cinematografici, ma anche con valenti accademici, in maniera tale da penetrare il significato più nascosto, oppure apprezzare i dettagli, dove sempre si annida il diavolo, alla riscoperta del vero valore, del vero messaggio che una pellicola contiene. Vertigo in Ateneo credo che sia un'idea intelligente, uno sforzo che l'università ha fatto per portare all'interno di un problema ancora così complesso come quella delle patologie mentali un pubblico giovanile che normalmente può sentirsi estraneo rispetto a questo tipo di tematiche. Lo ha fatto in una maniera intelligente, usando un medium che è il cinema e avvicinando, avendo il valore aggiunto di avvicinare i giovani a magari a film che non avevano mai visto. Se a tutto questo poi agganciamo che questa è stata l'occasione per un istituto del Ministero della Cultura per portare a sistema e insieme al lavoro dell'università quello che in altri campi viene svolto, credo che le risultanze e le evidenze sono estremamente importanti e spero
Ecco, sono sicuro, anzi più che sperare, che questa sia soltanto la prima edizione. Ci permette anche di vedere una visione diversa appunto del concetto di follia, come viene traslato nel mondo del cinema e quindi le impressioni che i vari attori, in questo caso che vediamo, trasmettono a noi studenti, quindi al pubblico in primis nelle sale cinematografiche. Il cinema è stato da sempre un viatico di grandi emozioni, uno strumento per analizzare la realtà e scoprirne nuove storie. Ma il cinema è anche strumento di riflessione e, perché no, di vera e propria formazione. Come in questo caso il progetto Vertigo in Ateneo, dove abbiamo voluto mettere in scena ed analizzare la follia nelle sue molteplici sfaccettature attraverso classici del cinema internazionale o nuove serie televisive italiane, stimolando con proiezioni, dibattiti, incontri con autori e critici cinematografici i tanti giovani studenti che hanno seguito con particolare interesse tutti gli appuntamenti della rassegna. Mi ha colpito di più assolutamente The Shining, prima di tutto per quella che è la sensazione di adrenalina e di ansia che il film ti permette in un certo senso di vivere nel mentre lo si guarda, ma anche perché dà un insegnamento molto importante, fa comprendere come e quanto sia importante non sottovalutare i danni psichici che può provocare l'isolamento. Wendy, sono a casa, amore. La follia, naturalmente, per gli aspetti legati alla perdita di controllo, all'ideazione bizzarra, eccetera, naturalmente è una grande macchina narrativa. Mettere sullo schermo personaggi un po' strani che con i loro comportamenti, vogliamo un po' le fobie, vogliamo le ossessioni, vogliamo per esempio la psicosi, quindi gli schizofrenici, eccetera, è evidente che diventa molto intrigante, anche perché tutti hanno paura di impazzire. Due mie passioni unite. Si parla della psicologia e allo stesso tempo del cinema, in particolare uno dei miei film preferiti, quello di Stanley Kubrick, che è The Shining, che attraverso diversi temi, quale l'alcolismo, la pazzia, la follia, l'isolamento, tutti questi temi si uniscono per poi creare effettivamente un capolavoro nel mondo cinematografico. Stanley Kubrick qui, addirittura aiutato da uno psicoanalista, ha affrontato diversi temi che sono stati anche studiati nel mio percorso di laurea. Si pensa al perturbante, lo stesso Freud, complesso edipico, sono tutti temi comunque molto ricorrenti. Devi condurli al fosso di Helm. Per ordine del re la città deve svuotarsi. Leghiamolo e lasciamolo qui. Conosci la strada per Mordor? Non ci sarà un'alba. Lanciate! Per gli uomini. La follia che mi ha colpito di più nel Signore degli Anelli riguarda il personaggio di Gollum, che inizialmente era una persona normale, poi in seguito al potere passatogli dall'anello l'ha esasperato fino a portarlo alla follia. Allora, sicuramente il Signore degli Anelli, tra i tanti temi trattati anche di carattere esistenziale, tratta in profondità il tema del potere, perché l'anello su cui si gioca tutto il tema del romanzo e del film è legato proprio al potere. La follia è legata invece propriamente a Gollum. Gollum Smeagol, che a causa dell'anello si costituisce una personalità schizofrenica che all'interno della narrazione esplode fino al parossismo finale, in cui pur di riconquistare l'anello è disposto a sacrificare la sua stessa vita. Era uno psicopatico assoluto, un assassino senza scrupoli ed è un portatore di caos nell'ordine costituito. Quindi dove Batman è l'ordine ma è anche il doppio, Joker è il caos, è la moltitudine, è il sovvertimento di ogni possibile regola della convivenza civile. Il regista con gli sceneggiatori si è preso parecchie libertà nella messa in scena del personaggio, trasformandolo in una sorta di rivoluzionario. Il trattamento della follia è molto interessante, anche perché questo personaggio, Arthur Fleck, in realtà non è ancora il Joker ed è caratterizzato fin dall'inizio come una persona diagnosticata come folle, comunque malata di mente, anche se non sappiamo bene che cosa abbia. Noi possiamo ritrovare soprattutto la storia di una persona
che oggi chiameremmo persona con disabilità, che ha le sue difficoltà nell'ottenere quei benefici che pure gli dovrebbero spettare in quanto cittadino e in quanto cittadino di una democrazia. E questo è un problema dei nostri tempi. La follia che mi ha colpito di più in Joker è sicuramente in parte la sua supernormalità, perché in contrapposizione a quanto si pensa, Joker è dotato di una normalità in parte sua, è sicuramente un personaggio molto emblematico, non facile da comprendere, che fa fatica ad integrarsi all'interno della società. È proprio per questo che lui sviluppa una follia, si mostra folle e altri non accettano i suoi comportamenti e non riescono a comprenderlo, ed è più, sempre di più un circolo vizioso, perché lui non riesce contemporaneamente invece a capire gli altri. Abbiamo pensato di arricchire la rassegna cinematografica Vertigo in Ateneo, Cinema e Follia, con due incontri. Abbiamo invitato importanti registi che si sono imposti nel panorama cinematografico italiano, come i fratelli d'Innocenzo, Fabio e Damiano, che sono riusciti nei loro film a evidenziare attraverso personaggi iconici le diverse sfaccettature della follia. E poi Francesco Broni con la sua serie Tutto chiede salvezza. Abbiamo affrontato proprio il disagio psicologico dei ragazzi, e quello che sicuramente è emerso è la tanta partecipazione dei ragazzi che hanno seguito gli incontri, ma soprattutto sono intervenuti attraverso anche una serie di riflessioni, una serie anche di racconti personali nei quali emerge fortemente come il tema del disagio psicologico poi sia particolarmente presente in età giovanile. La follia è in qualche modo anche fare un film. Anche fare un film. Okay. Al prossimo appuntamento. Al prossimo appuntamento. Al prossimo appuntamento. Con la follia. Con la follia. Con la follia. Thank you.